porta alla competizione perché le persone che sono diffidenti sono anche competitive. Fondamentalmente questo è una competizione, quindi dobbiamo imparare a non essere competitivi fondamentalmente, no? Se vogliamo evitare, diciamo, di sviluppare questa, diciamo, se vogliamo evitare di sviluppare questo tipo di situazione. Quindi questo è un altro punto importante. E quindi ci sono le persone, salutiamo anche la Pamela Saporito, che dipende da chi sei stato tradito. Se sei stato tradito, diventi un egocentrico maschile o un egocentrico femminile? Chi è che ti ha tradito? Ti ha tradito tua madre o ti ha tradito tuo padre? Questo è quello che devi tenere presente. Questo è quello che devi tenere presente. Ti ha tradito tua madre? O ti ha tradito tuo padre? Perché le persone che sono state tradite dalla madre diventano egocentriche femminili, cioè diventano diffidenti nei confronti, diventano diffidenti nei confronti degli uomini. Se ti ha tradito tuo padre, se ti ha tradito tua madre, diventano diffidenti nei confronti delle donne. E questo è un altro concetto molto interessante. È un altro concetto molto interessante perché, diciamo, se tu sei stato tradito da una donna, cosa farai? Diventerai diffidente nei confronti delle donne. Se sei un maschio, che cosa fai? Come si manifesta in un maschio la personalità egocentrica? Si manifesta che cosa fa un maschio se è diffidente nei confronti delle donne? Penserà che tutte le donne lo tradiranno in qualche modo. Perché, come l'ha tradito la madre, pensa che anche una donna possa tradirlo. E quindi o anticipa il tradimento o tende a vivere l'abbandono fondamentalmente. Quindi questo è un punto fondamentale. Se invece sei diffidente nei confronti degli uomini, dipende se sei uomo o donna. Però il concetto di fondo, la seduzione, se tu vuoi sedurre un uomo egocentrico, devi capire se è stato tradito dalla madre o dal padre. Perché vi faccio un esempio. Se io voglio sedurre una donna che è stata tradita dal padre, quindi che è egocentrica di tipo maschile, sarà diffidente verso gli uomini e sarà competitiva verso gli uomini. Allora, come faccio a sedurla io? Siccome lei vuole, tra virgolette, diciamo, dimostrare di potermi sedurre, si aggancerà se io non la prendo in considerazione, se io seduco tutte le Scusate. E questo è il concetto di fondo. Quindi se io sono in un gruppo, ad esempio, cosa faccio? La donna che mi interessa non la prendo neanche in considerazione. Non la prendo neanche in considerazione, ci provo con tutte le altre meno che con quella che mi interessa. Perché allora che cosa scatta nella sua testa? Scatta un concetto di fondo, no? Scatta il fatto che lei viene messa in dubbio la sua femminilità, cioè non vive la competizione con me. Perché come si vive nei rapporti sentimentali la competizione? Si vive seducendo l'altra persona. Come faccio io, ad esempio, a vivere una competizione da un punto di vista sentimentale con una donna? E la partita è chi seduce l'altro vince. Questo è il concetto di fondo. La partita, e questo non perché una persona è cattiva o perché non è cattiva, è proprio legato, è una questione proprio di imprinting. Salutiamo anche Michela. Mentre invece, se io voglio sedurre una donna che è stata tradita dalla madre, non la posso mettere in competizione con me, perché io sono un uomo, lei vive la competizione con la donna. E allora, quando è che diventerà competitiva? Quando è che mi troverà interessante? Quando io le darò modo di viversi la competizione con un'altra donna. Quindi quando un'altra donna sarà interessata a me. Nel momento in cui un'altra donna è interessata a me, lei mi troverà interessante. Non tanto perché sono interessante di mio. Ma perché, scusate, le do modo,